Allora, io innanzitutto ringrazio l'amministrazione comunale, la persona del vice sindaco e assessora Luisa Ciambella che ci ha voluto coinvolgere in questa innovativa iniziativa, veramente una cosa che però ecco, solo a Viterbo ancora non era stata diciamo, ufficializzata e promossa dall'amministrazione. Sappiamo invece ci sono altre associazioni che già si stanno muovendo in maniera egregia, veramente devo fare i complimenti, dimostrando così il grande amore e il grande attaccamento che c'è a questa nostra bellissima città. Noi abbiamo accolto con un grande slancio questa iniziativa, anche se c'era qualche perplessità sull'adesione, perché non sappiamo come siamo fatti noi viterbesi, no? Però quello che ha detto Luisa, cioè che abbiamo pensato tutti, non è esatto. Viterbese non è che la patria, è bastante, bisogna c'è persone, no? Come succede in tante altre cose. Se poi li stimoli escono fuori e poi fanno molto meglio e molto di più di quello che si pensa. Quindi abbiamo accettato un grande slancio, saremo una bella squadra, ho dovuto fare delle minacce, no, non è vero. Hanno accettato tutti i giovani, il nonno, saremo penso una trentina, forse di più. E faremo, puliremo un pezzo importante del trasporto. Partiremo da qui sotto, faremo via Roma tutto il corso e le vie collaterali, quindi le Viuzze, via Sacchi, via della Volta Buia, via della Sapienza, via della Repubblica, e via della Volta Buia, quello che ho detto già, e via Bussi, insomma via. Via Casa di Santa Rosa, via la salita di Santa Rosa, l'arco Facchini di Santa Rosa ovviamente, e cercheremo di farlo al meglio, e preparando così il terreno per il 3 settembre, insieme a tutti voi. Io a nome di tutti i Facchini e del sodalizio che rappresento voglio ringraziare tutte le associazioni che parteciperanno, perché veramente questa città ha bisogno di sentire l'amore dei suoi concittadini e sicuramente questa è una delle occasioni in cui potremo dimostrarlo. Quindi sabato sarà secondo me una giornata di festa più che di lavoro. Ritroveremo il senso di appartenenza a Viterbo tutti insieme e sarà penso la prima di tante iniziative che cercheremo di porre in essere insieme all'amministrazione comunale, insieme al mondo dell'associazione viterbese, che vedo qui ben rappresentato, perché, no, poi domani avremo modo di rivederci tutti insieme. Questa era un'iniziativa alla quale potevamo partecipare, ecco, non coinvolgeva direttamente la giornata del 3 settembre. Ecco, ritorno un attimo sul discorso delle fontane. Come ripeto, quel giorno abbiamo preferito glissare sul discorso Picchetto, ma vedrete che ci sarà qualche altra cosa per quanto riguarda Viterbo e i suoi monumenti. Domani in conferenza stampa poi avrete qualche notizia in più. Altro non ho da dire, perché a questo punto è ora di rimboccarci tutte le maniche e passare all'azione. Quindi ancora grazie a tutti, grazie all'amministrazione, grazie all'associazione e domani io vedrei anche, cioè sabato vedrei anche gli amici della stampa volentieri la massa in mano, che dite? Io ricordo la cittadinanza bolzena. Ecco fatto, a posto. Grazie ancora e ci vediamo domani con l'associazione, sabato mattina con tutti, ramassa in mano e raccogli Mondesa nell'Alto. Alle 8. A ore 8, tutti pronti.